festività annuale si tiene in onore del capo di stato di Medici, il generale Sebastiano di Ravello. I'm the trouble star, punkin it's the game. Questo tizio, Rico. Tempo stimato all'arrivo, 4 minuti. Buongiorno, splendore. Sveglia, Rico. Inizia lo show. Sheldon, dov'è la roba seria? Se lo sapessi, che diavolo. Potrebbe anche non essercene. Ma è per i ribelli o per Di Ravello? Uno o gli altri, è... difficile tenerne traccia. Non è cambiato niente da Panau. Non possiamo farci nulla. Vedi, Sebastiano di Ravello è seduto su tonnellate di Bavarium, il che lo rende il migliore amico dell'agenzia. Sheldon, questa era casa mia. Beh, goditi il comitato di benvenuto, allora. E non dimenticare la pistola. Quindi incontrerai il tuo amico Mario. Ci conosciamo da tanto. Bene, bene. Siamo quasi arrivati. Questo andrà bene. E ora... Ragazzo, cosa pensi di fare? Qualcosa di sottile. Ci siamo. Augurami buona fortuna. Perché? Non ti è mai servita! Porca zozza! È un cazzo di tiro al bersaglio laggiù! Fuoco a volontà! Missili terra-aria! Spara alla batteria! Presto! Thank you.
Sì, sono io! Mario! Boh! Amico, un aiuto mi farebbe comodo! Vieni qua su e dammi una mano! Arrampicati in fretta! La milizia è qui! Eliminala! Ehi, voi della milizia non vi aspettavate il fottutissimo Rico Rodriguez, vero? Rico! Da quanto tempo? Anni! Sei arrivato al momento giusto! La milizia di Diravello mi avrebbe sicuramente ucciso se... Bel lavoro, Mario. Hai imparato qualcosa mentre non c'ero. Già, anche tu non sei male. Ma continui a non coprirti, devi sempre coprirti, perché... Questa è pura follia! Sai, ti ho visto arrivare in aereo. E poi hai fatto zuppa! Zuppa! È stato incredibile! No. Sono... felice che tu sia qui. Ma anch'io lo sono, Mario. I ribelli sono nei guai. Dobbiamo andare. Ehi, Mario. Guido io. Mario, Mario, dove sei? Siamo inchiodati! Stiamo arrivando! Dacci dentro, Rico! Ora sei un ribelle! Beh, sai come funziona. Una cosa tira l'altra e alla fine... Bang! Mario Frigo è armato e non ha paura di affrontare Diravello. Posto di blocco. Non fermarti, Rico. Via! Non male, Rico. La sua milizia si è impadronita di tutte le città, trasformando le stazioni di polizia in fortezze. Dovevo iniziare a combattere. Vedrai, Rico. Medici, è cambiata molto. Eccoli là! Un carro armato sarebbe utile, ma non si muove! Scommetto ancora! Ah, Rico, sei un genio, ti bacerei! Facciamoci vedere! Fratello!
Hanno trovato Dima. È bloccata alla fattoria. Disastro imminente. La fattoria è compromessa e presto verrà invasa. Richiedo assistenza. Rico, puoi andarci tu? Devi proteggerla. Ci vediamo lì. Nessun problema, Mario. Usa questo elicottero, fratello! Cittadini di Medici, sono a quanto pare la nuova voce del notiziario del generale, la vostra unica fonte legale di informazioni. Un'altra di Ravello Week è passata agli annali. Ci segnalano alcune influenti azioni antigovernative, ma le nostre truppe sono già in marcia per distruggere l'ultima sacca di resistenza. Viva Medici! Thank you.
essere il supporto. Vai sulla torre e spara! Cioè, io ce l'ho fatta e tu mi hai aiutato. Ma siamo una bella squadra, eh? Frigo e quell'altro. Proprio come in un film d'azione. Wow, sono bellissimo. Ah, eccoti. Dima. Dima Ali Umar al-Masri. Il radio non è rotto. Scafoide, tutto a posto? Ah, questo rampino è datato. Antiquato, bisogna aggiornarlo. Passa a trovarmi quando puoi. O quando vuoi. Ma è meglio appena puoi, se vuoi. Dima, anch'io sono contento di vederti. Ciao. Vecchio, vieni da me per un aggiornamento. Spacciagli il culo, Rico. Siamo con te, Rico. Oh! Ehi, piano, Rico. Eccolo che arriva, il re dei ribelli. Scatena l'inferno, Rico. La situazione è pericolosa. C'è una rivolta a Medici. Seguimi, seguimi. Ti mostro qualcosa di completamente avulso dalla clonazione. Dai! È un modello migliorato. Possiamo iniziare subito a provarlo. Hai ancora il paracadute? Sì. Bene, siamo riusciti a ridurre il catastrofico tasso di fallimenti. Siamo stati cauti, privilegiando la sicurezza, non come... Dima. Ti ricordi in Guatemala? Non sono fatta per il lavoro sul campo, ma tu mi hai salvata. Dopo il Guatemala ho cominciato a studiare il Bavarium, che c'è solo a Medici. È curioso. Oltre ad avere proprietà magnetiche, può essere raffinato e diventare un potente esplosivo o una fonte di carburante quasi illimitata. Ma Rico, il Bavarium è nelle mani sbagliate. Noi cambieremo le cose. So di poter contare su Mario, Dima. Che mi dici di te? Ho commesso molti errori, Rico. Il perdono si ottiene con i fatti, Dima. Sì, ma io... Basta, scuse. Ti aiuterò. Ci vediamo all'avamposto Guardia Alfa. Aiutami a testare il nuovo equipaggiamento. No! Lancia il rampino e mentre riavvolgi, apri il paracadute. Oh, bene. Ora riproviamo a escludere la fortuna del principiante. Bene, ora raggiungimi a Guardia Alfa.
Fermo. Cosa? Fermo. Ecco. Ah, esplosione evitata. Esplosione? La sicurezza prima di tutto. Ah, tu stai bene? Sì, spostati. Va bene. Sarò a disposizione per ogni problema di progettazione. Ma cosa? Non hai paura di volare, vero? Ah, no. Un agente acrofobico. Sarebbe assurdo. Oh, questi sono ribelli. Salute. 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 Cosa mi hai fatto? Ah, è il progresso che avanza. Abbiamo potenziato il tuo rampino. Oh. Ci sono meno probabilità che ti strappi gli arti. Ora puoi collegare due oggetti e tirare. Il tuo amico Mario voleva chiamarlo Elastico 03, ma io lo trovo un nome un po' banale. Guardia Alfa sembra un buon posto da cui iniziare. Forse potrei iniziare con quel cancello? Sì, ti permetterà di accedere all'avamposto. Ho notato che i ribelli non sono il massimo a scavalcare le cancellate. Dieta povera, credo. So che ve la siete passata male, ma adesso cambierà tutto. Perché con questo dispositivo potrò distruggere l'avamposto, anche senza armi. Funzionato! Sto entrando! Tensione è attiva. Inoltre richiedo ulteriore assistenza. Ecco le nuove coordinate. Ah, un lavoro scadente. Il firewall ha più buchi del groviera. Chi ha messo in piedi questa rete? Dei babbuini? Bah, poco funzionale. Bastava che mi chiamassi. Le forze governative stanno per attaccare. Per ieri notte. I ribelli sono in pericolo. Verranno sopraffatti dalle forze avversarie. È tragico, ma è elettrizzante.
Cioè, non mi riferivo all'attacco, mi sono espressa male. È elettrizzante poter provare la mia ultima invenzione. Cos'è quello? Per evitare disastri, allarga le braccia. Così. Che cosa stai facendo? Fatto. Ora hai una tuta alare. Utile per planare. Meglio se inizi vicino a un precipizio. Plana verso il ponte. Spero che funzioni. Per il bene di entrambi. Dobbiamo fare le cose per bene. Ehi, Dima! Questa tuta alare non è male! Bene, sono contenta che ti piaccia. Svelto, al ponte! Potrei non averlo detto. Esplosivo al Bavarium. Allora iniziamo con il ponte. Ehi, Dima! Questa tuta alare non è male! Potrei non averlo detto. Ti ho dato un dispositivo sperimentale, il GE-64, esplosivo al Bavarium. Allora iniziamo con il ponte. Mi dirigo verso un punto più sicuro. Le forze di Diravello si spostano rapidamente. Fai in fretta. Pronto per il convoglio. I soldati di Diravello non sapranno cosa li ha colpiti.
Ehi, Dima! Questa tuta alare non è male! Potrei non averlo detto. Ti ho dato un dispositivo sperimentale, il GE-64, esplosivo al Bavarium. Allora iniziamo con il ponte. Mi dirigo verso un punto più sicuro. Le forze di Diravello si spostano rapidamente. Fai in fretta. Pronto per il convoglio. I soldati di Diravello non sapranno cosa li ha colpiti. Obiettivo raggiunto. Consiglio una battuta spiritosa in stile fumetto. Aspetta, rilevo degli elicotteri in arrivo. Due batterie di missili nelle vicinanze. Indico la posizione. Consiglio una riprogrammazione. Ora accedi al pannello di comando dei SEM. Presto, vai verso l'altra batteria. Mi sono fatto dei nuovi amici. Ottimo lavoro, Dima. E grazie per il tuo contributo al test. Ciao, ciao. Rico, sono io, Mario. Mario Frigo. Ti ricordi dove abita mia nonna? Stasera fa la parmigiana. Devi assolutamente venire. Passo. Mario, perché hai un trasmettitore? Cosa? Beh, lo abbiamo tutti. Ehi, Rico, dovresti dire passo, passo. Tutti? Passo. Dai, non pensare ai trasmettitori. Nonna sta già cucinando. Non fare tardi. Passo. Rico, la cena si fredda! Nonna si arrabbia!
Rico, sei tu? Sì, sono io, nonna. Ma quanto sei sciupato? Vuoi dire a Mario di disfarsi di quel rottame sul mio prato? Va bene, nonna. Certo che a nonna non piace la macchina. Non le è mai piaciuta. Non l'hai mai finita. Aspettavo te. Ma non ti biasimo, sai, per essertene andato. Mario, non avevo scelta. Sai, non ci avevo mai pensato prima. Ma c'è differenza tra guardare e vedere. Guardi Medici ed è bellissima, un gioiello sotto il sole. Ma se vedi Medici, è completamente marcia. Mario, da quando sei un filosofo? No, non è quello, è che... Io sto aiutando i ribelli. Ma sono un impiastro e non abbiamo un esercito vero e proprio. L'hai visto durante gli attacchi di Diravello? I ribelli scappavano. Si nascondevano, è stato imbarazzante. Mario, Rico, la cena è pronta. Nonna, dacci ancora un minuto, regua. Mario, un po' di rispetto. È un po' sorda. Comunque, ho un piano. È vero, Diravello controlla paesi e città, ma senza le sue basi sarebbe in difficoltà. Raduniamo un esercito, creiamo una forza d'assalto. Voglio liberare Manea. Ma è rischioso, Rico. Ce la faremo. Dobbiamo mostrare alla gente che possiamo riprenderci il nostro paese. E voglio anche distruggere Vis Electra. Questa è follia. È ora di darci un taglio. Diravello ha costruito la centrale in quanto? 3-4 mesi? Ho intenzione di ridurla in un mucchietto di cenere in meno di un giorno. Qualunque cosa tu faccia, ti copriremo le spalle. E qualunque cosa tu distrugga, la ricostruiremo. Bene. Molto bene. Ragazzi! Non so a te, ma tutte queste chiacchiere mi hanno messo fame. Andiamo allora. Ciao Rico, bentornato a Medici. Sono Alessia, la voce di Radio Rivoluzione. Mario mi ha detto che vuoi liberare Manea e distruggere la centrale di Vis Electra. Ti confesso che sono ansiosa di vederti in azione. Sei vicino all'obiettivo.
Rico, benvenuto a Manea. Sono cresciuta qui e sarò ben felice di mostrarti come Diravello ha rovinato questa splendida città. Ho sentito dire che hanno portato il figlio del contadino su a nord, alle miniere di Bavaria. Spaventoso. Non so cosa succeda lì, ma nessuno ne è mai tornato. La vicina non è rientrata ieri notte. Suo marito voleva stare con noi, ma l'abbiamo mandato via. Mi ha spezzato il cuore. Non potevamo farci coinvolgere. I miei mi hanno raccontato com'era prima questa città. Prima del generale, intendo. Ora è piena di graffiti, propaganda, spazzatura, gente triste. Sei davvero tu? Ho la tua macchina da corsa tatuata sulla schiena. Bentornato a casa. Si combatte da almeno 2 settimane. Ma chi tocca? Tornate ai vostri posti. Ogni mattina, al sorgere del sole, respiro. Il bersaglio è fuggito, riprendete il pattugliamento. Ma voi, che rendete così grande questo paese, avete eretto difese contro aggressori esterni. Mettete a repentaglio la vostra vita volontariamente per preservare la stabilità. Dovrebbe bastare. Onorato dal vostro sacrificio e spero di esserne degno. Non pensate a me come a un leader, come a un padre che ama i propri figli. So che a volte il mio operato può sembrare severo, ma è il mio amore per voi a spingermi verso il nostro destino. Resistete, figli e figlie mie. La notte è sempre un po' più buia prima dell'alba. Io sarò il vostro faro. Non fatevi ammaliare dalle sirene di ribellioni ormai sconfitte. Ehi! La DRM si è impadronita delle stazioni di polizia. Dobbiamo riprenderli. Bene, andiamo. Questi non sono poliziotti. Rinforzi di terra in arrivo alla vostra posizione. Non ti muovere.
scopro chi è stato. Occhi ben aperti, ancora a piede libero. Perfetto. Uno ha individuato il bersaglio. Fate chi è stato. No, bersaglio. È sempre un piacere. Truppe di rinforzo in arrivo. Inviamo immediatamente altre forze di terra alla vostra posizione. Servono munizioni. Dispaccio, richiesta ricevuta. Rinforzi in arrivo. Perdiamo il controllo. Vi stiamo mandando dei rinforzi. Neutralizzate il bersaglio al più presto. Truppe di supporto in arrivo, squadra a terra, resistete!